Io sono nato a Modena, che è la città dei motori, e fino da piccolo, a quello che mi dicono, mi dicevano i miei parenti, perché ormai sono mancati tutti, avevo una particolare passione per le automobili. Mi diceva una mia zia che quando avevo 4-5 anni sapevo riconoscere le automobili dal rumore, che detto oggi sembra una cosa fantastica, ma all'epoca forse era più facile perché c'erano in giro meno automobili ed erano più facilmente riconoscibili perché facevano più rumore di oggi. Comunque, diciamo, è un segno di un certo interesse precoce per l'automobile. Pensavo di voler andare a lavorare nel campo automobilistico, e quando è stato il momento di andare all'università ho deciso di andare al Politecnico di Torino, perché era l'università più vicina al mondo dell'automobile. Ma non è che io volessi necessariamente fare lo stilista, volevo fare l'ingegnere e occuparmi di automobili, progettare automobili. Mi sarebbe piaciuto progettare macchine da corsa. All'epoca il mio idolo era Colin Chapman, devo dire, il personaggio di riferimento era Colin Chapman. E poi dopo ho cercato di andare a lavorare nell'automobile. Devo dire che mi piaceva anche disegnare le macchine, disegnavo abbastanza bene, non sono un talento naturale come altri colleghi, come Giugiaro, come Manzoni, però insomma se mi applicavo disegnavo abbastanza bene. E fra le varie domande che ho fatto quando mi sono laureato, l'ho fatta anche alla Pininfarina. All'inizio del 73 mi hanno assunto. E nel panorama della carrozzeria italiana, che è un panorama estremamente complesso e variegato, ci sono tre grandi nomi, che sono in ordine, diciamo, di apparizione: Bertone, Pininfarina e Giugiaro Italia, effettivamente. Poi, per carità, ci sono altri bravissimi, da Ghia, Frua, insomma, possiamo farne, ce ne sono un centinaio, insomma, ce ne sono tantissimi, che ha fatto delle macchine, fra l'altro, molto belle, soprattutto in certi periodi, touring, soprattutto in certi periodi. Ma diciamo la continuità nel tempo e la mole dell'opera mette questi tre un po' al di sopra di tutti. I tre hanno avuto un approccio creativo e una storia nettamente diversa, che direi si riflette sia sulla maniera, sul modus operandi, sia sulla loro filosofia estetica. Pininfarina aveva già un centro stile articolato dove c'erano diverse mani che disegnavano, dove venivano operate delle scelte fra, sempre sotto però l'egida del patron, perché poi il modello lo seguiva Pininfarina in prima persona, se gli piaceva andava bene, se non gli piaceva lo faceva rifare, per cui c'era sempre una catena di comando e di scelta che andava dalle proposte alla scelta, alla realizzazione finale. Allora, la Pininfarina fin dagli anni 30 e poi nel dopoguerra, quando effettivamente ha contribuito molto a imporre lo stile italiano nel mondo, con la Cisitalia, con la Flaminia, insomma, con macchine del genere, ha sempre fatto macchine in cui la bellezza, l'eleganza delle proporzioni, la qualità delle superfici prevaleva sulla spettacolarità dell'effetto, sulla più che patele bourgeois, Pininfarina cercava di costruire delle forme che durassero nel tempo, delle forme di una bellezza fuori dal tempo. E anche se non c'era un decalogo scritto, questo tipo di filosofia, questo tipo di pensiero aziendale è sempre rimasto in azienda, e direi che il maggiore testimone, la maggiore continuità che c'è stato in questo approccio è stata passando da Battista a Sergio, che Sergio ha seguito l'impostazione di disegno di suo padre. Ho passato in Pininfarina più di 17 anni, quindi dall'inizio dell'88 alla metà del 2005, e tutti gli anni è uscita almeno una macchina degli anni 2, per cui in totale, facendo la somma, sono circa una trentina di macchine, forse anche di più, fra vetture di produzione e vetture da salone, perché il bello di fare, di disegnare, di vivere per un carrozziere era che i carrozzieri facevano tutti gli anni un concert, per cui
c'era divertimento assicurato facendo delle cose che non dovevano passare sotto le forche caudine del cliente, della producibilità di tutte queste cose qua. Per cui c'era una possibilità di espressione creativa libera che magari in altri contesti non c'era o c'era di meno. La prima macchina che ho fatto, diciamo, di testa mia è stato un prototipo Ferrari, si chiamava Mythos nell'89. Perché volevo iniziare la mia gestione della Pininfarina con un oggetto di forte impatto. Primo, volevo farlo su un marchio storicamente legato a Pininfarina, su cui non ci fossero dubbi di sorta e che avesse un grande carisma, e volevo farlo rifacendomi ai grandi prototipi italiani degli anni, fine anni 60, primi anni 70, che, diciamo, nel frattempo erano un po' persi, perché anche nella realizzazione di prototipi eravamo tutti diventati molto più seri, facevamo delle macchine più realizzabili. Se uno va a vedere i prototipi di quegli anni, erano prototipi un po' più coi piedi per terra, se vogliamo, un po' meno lirici. Tutti gli anni mi facevo una serie di ipotesi per il concept, per la vettura da salone, che poi discutevo con Sergio Pininfarina, e di solito lui approvava le cose che gli proponevano. Non mi ricordo di una volta che non me l'abbia provato, quindi sì, facciamolo. E quindi l'abbiamo fatta. Poi dopo, un'altra cosa per cui ricordo questo concept è che all'epoca gli unici che facevano dei concept, quindi facevano dei prototipi da salone, come li chiamavamo all'epoca, erano i giapponesi. I giapponesi al Salone di Tokyo presentavano di solito un certo numero di vetture di ricerca, mentre i costruttori europei non lo facevano più, e lo facevano solo i carrozzieri italiani. Allora ho detto, noi con questo prototipo qui dobbiamo andare a rompere le scatole ai giapponesi, quindi dobbiamo presentare il prototipo al Salone di Tokyo, che per questo tipo di cose è diventato il più importante. Non dobbiamo aver paura, dobbiamo andare là e fargli vedere cosa siamo capaci di fare. E ho detto, sì, ha ragione, lo facciamo. E allora abbiamo presentato la Mythos al Salone di Tokyo, dove ha vinto il premio per il miglior prototipo del salone. Questo è stato... E quindi per me è stato un esordio importante, perché mi ha convinto che ero in grado di portare avanti il disegno della Pininfarina in maniera competitiva. Quindi è stata una macchina per me molto, molto significativa. Poi devo dire, ne abbiamo fatte un po' di tutte, di Ferrari ne ho fatte 10, Maserati ne ho fatte 4 o 5, poi alcune Alfa Romeo, abbiamo fatto la Peugeot 406 Coupé, che rimane una delle mie macchine preferite perché è bella ancora oggi, è una macchina molto elegante. Abbiamo fatto le macchine per i cinesi, siamo stati i primi a fare un contratto con i cinesi, abbiamo fatto macchine per i giapponesi, insomma abbiamo fatto delle ricerche di stile anche per gli americani, insomma abbiamo fatto di tutto, perché poi una cosa importante da dire è importante il lavoro che non si vede, perché effettivamente uno fa dice, sì, quante macchine hai fatto? Ma ne ho fatte 40, 60, ma sono le macchine che sono andate in produzione, che la gente ha visto. Bisogna pensare che per ognuna di queste macchine che vanno in produzione ci sono progetti che non vedono la luce, perché per tutta una serie di motivi che poi possono cambiare di volta in volta, ma comunque ci sono tanti progetti che sono costati gli stessi sforzi dei progetti che poi vanno in produzione, che invece nessuno vede, per cui il volume di fuoco che un centro stile produce è nettamente superiore a quello che arriva poi al pubblico. E ci sono momenti, diciamo, di gloria, quando un progetto va a buon fine, la macchina viene scelta, esce a successo, e ci sono momenti invece di un po' di amarezza, quando la vettura che magari riteniamo che sia valida non viene scelta, non va avanti, il progetto viene fermato. È un mestiere, il più bel mestiere del mondo da un certo punto di vista, per chi ama l'automobile, che dà grandi soddisfazioni ma dà anche grandi frustrazioni. Le macchine che ho fatto le amo tutte come se fossero una famiglia, perché è un po'
difficile da spiegare, però le automobili, per chi le vede da fuori, sembrano un po' tutte uguali, insomma, dice, beh, hai fatto il progetto, hai fatto la macchina. Ma per chi il progetto l'ha fatto da dentro, l'ha seguito giorno per giorno, le automobili sono come delle persone, cioè ognuna ha una sua storia. Come le persone viste per strada sembrano tutte una simile all'altra, ma poi isolandole ognuna ha una sua storia, un suo vissuto, delle sue traversie, delle sue vicende, così sono le automobili, per cui ogni progetto ha una sua storia diversa dall'altra. Ci sono progetti, per esempio, che sono stati fatti in una gran fretta e sono venuti benissimo, e progetti che invece hanno avuto tutto il tempo di sviluppo necessario e non sono venuti bene come avrebbero magari potuto. Per cui questo fatto che ognuno ha una sua storia e questa storia fa anche parte della mia storia personale fa sì che tutto sommato voglia bene un po' a tutti. Però, come in tutte le opere umane, ce ne sono alcune che vengono meglio, altre che vengono peggio, e ce ne sono alcune delle quali sono, diciamo, professionalmente più soddisfatto e delle altre di cui lo sono meno. Però mi sembrerebbe non corretto nei confronti dei progetti stessi dire sì, questo qui è meglio dell'altro. Senz'altro la Mythos che ho citato prima è stata un progetto di successo di cui sono molto contento e anche personalmente e emotivamente molto importante. Anche la 456, che è stata la prima Ferrari di produzione che ho fatto, è una macchina a cui sono molto legato, il Peugeot 406, ma anche l'Argento Vivo, questo prototipo della Honda che abbiamo portato al Salone di Tokyo nel 95. Era una macchina di cui sono molto, molto fiero, ma anche la Maserati Gran Turismo, la Maserati quattro porte per me è stata una macchina, anche questa, sentimentalmente molto importante. Mi sono reso conto che dopo aver fatto le Ferrari potevo fare anche le Maserati, quindi abbiamo fatto la quattro porte, poi abbiamo fatto anche la Gran Turismo e poi abbiamo fatto la Burkage 75, che è un concept del 2005, è stato l'ultimo concept che ho fatto perché volevo chiudere il mio percorso in Pininfarina con una specie di circolarità. Avevo iniziato facendo un concept molto radicale che si ispirava ai grandi concept degli anni 60 su meccanica Ferrari, e questo è stato l'ingresso, e come uscita volevo fare analogamente un concept di grande impatto ispirato sempre a quelli degli anni 70, però su meccanica Maserati, e così ho fatto. Quindi sono un po' l'alfa e l'omega, il Pininfarina, la Mythos e la Burkage. Dal 2011 ho assunto la responsabilità del design di tutto il gruppo FCA. L'ho lasciata alla fine del 2015. No, devo dire, mi era diventato pesante questo dovere andare avanti e indietro, riunioni molto impegnative di alto livello, insomma. È una cosa che logora, ecco. E se uno quando ha 40-50 anni lo fa perché quando comincia ad averne 70 lo fa meno volentieri.